Bentrovati amici, benvenuti in questa seconda puntata. Allora, noi parleremo adesso del sistema geografico e del sistema UTM. Dobbiamo definire bene che cos'è la Terra e come è fatta la Terra. La Terra, prima di tutto, che cos'è? È una forma tondeggiante, non è una palla, non è una sfera, non è una forma ovoidale, tutto questo non è. La Terra ha una forma tondeggiante e il raggio medio di questa sfera, chiamiamola sfera così, di questo geoide è di 6.300 km, perciò orientativamente sono più o meno 13.000 km di diametro. Ha una superficie irregolare. Questa superficie irregolare non è geometricamente definibile. Noi la definiamo come un geoide grazie all'insieme della superficie del mare che tende a farci vedere un'unica forma, ecco. La nostra Terra, ad esempio, è fatta in questo modo qua. Naturalmente io la faccio in 2D, però è in 3D, no? Però cosa succede? L'insieme dei mari tende a farcela vedere in modo più tondeggiante, ok? Però realmente non è una forma sferica. Fra poco faccio il cerchio perfetto. Non è una forma sferica. Essendo una forma irregolare, ma tondeggiante, ha una forma del genere. È prettamente schiacciata sui lati, sulla parte superiore e la parte inferiore, leggermente schiacciata. Boh, perdonate il disegno, però tanto sono cose molto banali. E questa sfera qua, questo geoide, noi per poter usare mappe, per poter navigare, per poterci muovere sul terreno, lo abbiamo in modo grafico diviso e creato dei reticolati. L'abbiamo riportato, in poche parole, tutto su un piano orizzontale, sia nel sistema geografico sia nel sistema UTM. Aspettate, nel sistema geografico non viene riportato realmente su un piano, però in modo pratico, per capirci, noi vediamo sia carte geografiche sia carte topografiche UTM. Le vediamo sempre su carta, perciò su un piano orizzontale. Perciò in entrambi i casi il reticolato ci permette di vedere tutta la superficie terrestre su un piano orizzontale. A noi ci permette di vederlo. Come è avvenuto tutto ciò? Mo, simuliamo che questa è la superficie terrestre. La prima cosa che è stata fatta, abbiamo detto, dal centro, dal nucleo della Terra, il raggio medio corrisponde a 6.300 km medio, sempre avendo come nucleo della Terra il punto di riferimento, è stato disegnato un asse. Non sono stato preciso, mi dispiace, ma non sono preciso. Speriamo di esserlo di più adesso. Sì. È stato segnato un asse che va dal nord al sud. Quest'asse, che passa per il centro del nucleo della Terra, immaginario stiamo parlando, ci dà un riferimento zero. Ok? Da questo riferimento qua facciamo partire il primo meridiano sulla superficie terrestre, sempre immaginandolo con il reticolato su carta, perché su terra non è che facciamo partire veramente un filo che va. Ok. Il primo meridiano creato, essendo che lo si è fatto passare da Greenwich, una zona della Gran Bretagna, si chiama appunto Greenwich. Ok? Il meridiano di Greenwich ha come valore 0.
Il sistema geografico è basato su un sistema angolare che va da 0 a 360 gradi. Ok? Greenwich è 0. Di conseguenza, cosa è stato fatto? A ogni grado è stato piazzato un meridiano. Per arrivare poi a completare tutto 360 gradi con 360 meridiani. Poi cosa è stato fatto? Usando sempre come riferimento il centro della Terra, è stato piazzato un parallelo. Questo parallelo ha come valore 0 e sono stati creati l'emisfero nord e l'emisfero sud. L'emisfero, avete sentito sicuramente, boreale, emisfero australe. Ok, da questo meridiano, da questo parallelo con valore 0 sono stati creati 180 paralleli divisi in, sono stati creati 180 paralleli divisi in 90 paralleli nord, 90 paralleli sud. Ok? Naturalmente valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così vi dicendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perciò se noi andiamo dal sud a salire sopra troveremo numeri decrescenti fino ad arrivare all'equatore, che è il parallelo 0, numeri crescenti fino ad arrivare al polo nord, che è l'emisfero boreale. Ok? Perciò ripetiamo un attimo al volo: nel sistema geografico è stato creato un reticolato geografico appunto, costituito da 360 meridiani, con riferimento a quello di Greenwich, e 180 paralleli. 90 a nord, 90 a sud, con riferimento punto 0 l'equatore. Ok? L'equatore. Ok? Perciò nel sistema geografico latitudine e longitudine non sono altro, e non approfondiamo questo discorso perché a noi quello che ci serve è il sistema UTM. Sistema geografico è una cosa che noi preppers lo possiamo utilizzare, sì, ma lo si usa più che altro se si va a livello marittimo o aeronautico, perché si usano gli angoli, mentre il sistema OTM, lo vedremo poi in seguito, usa un sistema metrico, perciò è ottimo sulla superficie terrestre. Perciò abbiamo detto 360 meridiani e 180 paralleli. Ok? Il sistema geografico non fa altro che dirci tramite le angolazioni, tramite spostati, esempio 3 gradi est, 3 gradi est, 2 gradi nord. Questo è un esempio molto pratico, molto veloce. Facendo così, avendo riferimento Greenwich e l'equatore, io so che mi devo spostare a 3 gradi a est e 2 gradi verso nord, come battaglia navale. Questo è il sistema geografico. Il sistema UTM, e ne parleremo precisamente in una puntata a parte proprio dedicata al sistema UTM, però per farla breve, per capire un attimo la differenza al volo, il sistema UTM cosa ha fatto? Equatore 0, asse centrale dove partono i vari meridiani, non ha creato, sfruttando il sistema geografico, che schifo di disegno, sfruttando il sistema geografico del reticolato geografico, il sistema OTM ha sfruttato che cosa? Quei meridiani là, però suddividendoli in diverso modo, ora lo vedremo nella prossima puntata, proprio attinente al sistema OTM, e ha creato che cosa? Non più 360 meridiani e non più 180 paralleli, ma ha semplificato il tutto con 60 meridiani, e poi vedremo come si chiamano, perché non si chiamano meridiani, si chiamano fusi, e 20 fasce.
10 nord, 10 sud. Ha escluso polo nord e polo sud perché ha usato delle carte speciali che non sono carte UTM, ok? Perché hanno diverse conformazioni, un insieme di reticolati. Per semplificare il tutto, ha escluso queste due calotte, calotta sud e calotta nord, 20 fasce e 60 fusi, ok? Stoppiamoci qua e vedremo poi, mettiamo così, vediamo poi in un secondo momento, in un secondo video, proprio il sistema OTM in particolar modo, ok? Cercando poi di capire il perché di questo tipo di reticolato. L'importante è capire che il sistema geografico è basato su 360 gradi e 180 paralleli. Le angolazioni, le coordinate vengono date in base agli angoli est, nord, ovest, sud. Est, nord, ad esempio, devi spostare 3 gradi est, 2 gradi nord, oppure quel che sia, insomma, in base alla coordinata. Il sistema UTM è diverso dal sistema geografico ed è molto più semplificato, e ora lo vedremo perché sarà quello che poi ci porteremo avanti fino alla fine, ok? Al prossimo video, ciao!